Benvenuti al famoso programma di composizione musicale FL Studio 20.8.4, il programma usato da Giovanni Mauri Lunano per comporre musica e quindi nel suo stile. E questo vuole essere un tutorial per farvi vedere come muovere i primi passi in FL Studio 20.8.4 per diciamo comporre qualcosa senza alcuna conoscenza musicale. Diciamo io ho già una buona dose di conoscenza musicale e quindi vediamo come stilare intanto una drum machine, no? Per incominciare io di solito faccio così. Ecco, metto il basso. Tempo di solito 130, dipende che tipo di musica vado a fare. Poi scrivo intro Giovanni, perché cominciamo a fare la programmazione della musica. Ricordatevi, non è semplice, ci vuole molta pratica per fare queste cose. Dunque, andiamo in AD qui. More plugin, andiamo a scegliere uno che mi piace. Come vedete qui il computer non fa niente da solo e quindi bisogna conoscere anche un po' la musica. Qui ne ho tanti io di plugin di OST, come vedete è una lista infinita e vado a sceglierne uno che mi piace. E quindi se lo trovo, vediamo un po'. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. Eccolo qua, Nemesis. Benvenuti in questo VST, diciamo molto bello per comporre musica o musica techno, questo diciamo è la penultima versione. Scegliamo ad esempio cosa vogliamo mettere di accordo di una musica che fa un bel ritmo. Questa siamo fuori, no? Quindi dobbiamo cominciare a farci un'idea della musica, no? Questo è il primo inizio. Cosa ho fatto qui praticamente? Ho scelto un suono di accordo, un preset già fatto. Io qui ho molta pratica, no? Sono 20 anni che compongo musica in questo programma e quindi non vi abbattete subito se non riuscite. Trovate gli accordi, dovete avere molto orecchio, no? Ecco, qui ho messo in pratica nel piano roll l'inizio, l'intro della canzone, no? E quindi abbiamo fatto già un inizio della canzone, no? Riascoltiamo. Sempre trovare nuovi spazi, nuove idee, no? Essere creativi. Spostiamo un po', vediamo un po' come cominciare questa fase. Sentiamo. Sentiamo.
sploniamo, diciamo, lo strumento, andiamo a scegliere un altro suono. Facciamo un accompagnamento, la sequenza. Questo diciamo, non ci sta? Oh, questo sì. Oh, abbiamo messo una linea di accordo, vedete qui, nel piano roll. Questo è il piano roll, no? E abbiamo scelto la sequenza per fare la seconda parte della canzone. Stiamo componendo una canzone per lo studio, no? E quindi consentiamo. Comincia a prendere forma. Allora, riepilogando, abbiamo messo l'intro iniziale, l'abbiamo poi cambiato perché questo ci sembrava più bello, no? Poi dopo abbiamo fatto l'accompagnamento, abbiamo scelto la sequenza e quindi abbiamo stilato, diciamo, già una parte di canzone. Qui io già ho molta pratica. Ricordate che io sono 20 anni che produco musica a questo programma. Ho un vasto database di suoni, ad esempio quasi 20 milioni di suoni e 10 milioni di prese, no? Quindi non tutti hanno un bagaglio di musica così e di suoni, di prese. Ora andiamo a mettere i primi effetti nel mixer in modo da cambiare l'audio in sonoro. Scegliamo. Andiamo qui su Select, no? Prima scegliamo uno slot, se lo vogliamo mettere qui, poi mettiamo Song Leader che amplifica un po' la musica, è un amplificatore, diciamo, è un po' strano, ma lo possiamo regolare, vi faccio vedere. Prima di tutto andiamo qui su file, che dovrebbe essere salvato la canzone, perché a volte il programma si può bloccare. È sempre meglio salvare di continuo il lavoro, perché molti si arrabbiano, no? Ma si blocca per lo studio. Il lavoro è sempre salvato. In qualunque programma il lavoro che si usa deve essere sempre salvato di continuo. Ecco, io lo vado a mettere qua. Qui lo chiameremo, titolo a questa canzone, un nome. Ufologica. Ufologica. Dice, ma voi. Sentiamo qui.
Allora, intanto abbiamo salvato la canzone, perché è importante, ripeto, salvarla di continuo perché il programma a volte si può bloccare. E quindi è buona abitudine, mentre si è steso la canzone ogni tanto, fare così, save as, una volta che si è scelta la cartella di destinazione, la potete salvare documenti dove vi pare a voi, salvate, ecco qua, e li abbiamo messi. Ora facciamo un po' di calma della canzone. Visitiamo Pugs Heaven. Ok. Diciamo al computer che vogliamo fare un tratto di canzone. Fa. Un po' di crack. Ora mettiamo un po' di drum machine di interruzione, eccolo qua. Andiamo ad ascoltare la canzone. Allora, quanto in un VST, non tutti sanno che i suoni, ad esempio, non ti vengono detti quali sono, cosa servono. Bisogna andare un po' per intuizione, bisogna con il tempo fare un po' di pratica, di esperimenti, scegliere, accoppiarli e quindi non è facile subito fare queste cose. Io ci ho messo almeno 8 anni per impararlo un po'. Adesso andiamo a ricreare di nuovo la parte finale della canzone, mettendo il finale. Vedete, il computer non fa niente da solo. Ok, la canzone è finita, l'abbiamo fatta, l'abbiamo composta e quindi vi faccio, ho fatto vedere
passi come creare, come mettere una drum machine, come fare dei pad. Bisogna andare un po' per intuizione, non si può, ad esempio, fare subito una canzone. Bisogna essere intuitivi e quindi adesso ascoltiamo il progetto finito e poi andiamo ad esportare nel desktop per poi metterlo su YouTube. Cosa ho fatto mentre diciamo modificavo la canzone ascoltando con l'orecchio aggiungevo quello che mancava. A volte la drum machine questa qua ad esempio qui ci sono fa ascoltare tutta la canzone, ce la mettiamo su pad e fa ascoltare un singolo. A volte può risultare oppure facciamo così, andiamo qui su drum, ruotiamo su mixer e amplifichiamo con il parametri e equalizzatore parametri che regoliamo qui come vogliamo la drum machine, se vogliamo più basso, più tonalità, dipende dallo stile di musica che noi facciamo. Ecco, io ho fatto un piccolo tutorial, diciamo di base, per creare musica, per regolare un po' la canzone. Bisogna ascoltare molto con l'orecchio quando si fa l'equalizzazione, capire il suono, cosa manca dentro l'equalizzazione. Bene, ora abbiamo fatto il progetto, risalviamo di nuovo, è una buona abitudine salvare di continuo. Perché una distorsione ti può cancellare l'intera canzone, poi dopo non la rifai più, non la puoi rifare, a meno che non te la ricordi passo per passo, cosa molto difficile. Ora la esportiamo per metterla su YouTube, MP3 Export, andiamo su Desktop, Megaton, potete mettere in una cartella a vostro piacimento, di non eliminarla come vi pare. E qui la mettiamo ufologica, vai. MP3 stack. Qui dovete fare attenzione a cosa volete, 32 point, preferenza che a me piace di audio. Ok, sembra tutto a posto, scegliete MP3 stack. Creata la canzone, la mettiamo sul desktop e poi la importiamo in Filmora oppure dove volete voi e create in un secondo video farò vedere come fare il video e quindi poi creare su un video per YouTube. Questo è un tutorial su come creare una canzone. Bene, signore e signori,
Questa è la musica di FL Studio Tutorial. Riascoltiamo la canzone e poi vi saluto. E la vedrete in un altro video su YouTube. Bene, abbiamo composto insieme una canzone su FL Studio 20.8 e 20.8.4. Vi ho fatto vedere dei passi come iniziare a comporre. Non vi abbattete subito, abbiate molto orecchio e quindi cercate di scegliere i suoni accuratamente. Quando scegliete il suono dal sintetizzatore, fate esperimenti, ascoltate, mettetelo poi nel piano roll, inseritelo, no, CTRL-E, cercate le corde, mettete le linee, cercate un po' di intuito e quindi vedete che anche voi potete fare musica di buona qualità senza avere molta conoscenza. L'importante è avere passione. E quindi metterci il tempo. E ricordate un'altra cosa, quando fate l'equalizzazione, ascoltate la canzone per capire che cosa manca e quindi ascoltate con il vostro orecchio. Soprattutto è buona abitudine salvare il lavoro di continuo, come vi ho fatto vedere, perché se non lo salvate correte il rischio di perdere la canzone se FL Studio a volte si blocca, molti si incassano perché succede, e quindi, come in tutti i programmi, il lavoro va salvato di continuo. Vi faccio rivedere come. Save As, scegliete una cartella, nominate il nome, salva. È importante fare questo per non perdere la canzone, se no non la rifai più. Se invece sai il file di destinazione, puoi rifare la canzone. Sempre che non abbiano il codice come noi mettiamo. Bene, il tutorial si conclude qua e quindi spero che abbia io dato a voi dei spunti su come fare una canzone su FL Studio. Salve a tutti!